Sì. Dove siete? Siamo in autostrada, stiamo andando su al nord, ti ho scritto un messaggio anche. Ho visto per quello che ti ho chiamato. Ok, va bene, chi siete? Allora, io Suki di Mark Zav, poi c'è, vabbè, c'è un, vabbè, poi vedrai chi c'è anche. Uh-huh. Arrivano anche Nadir, quelli dello Custom, okay. TRS ce l'abbiamo dietro e dovrebbe arrivare anche Tokyo dell'MRC. Tu nel caso, uh-huh, prova a sentire, prendo quella obiettina, se vuole venire. Sì. E direttore dell'import. Direttore dell'import sono sicuro che non c'è, perché era indaffarato comunque, quindi inutile provare a chiamarlo. Ok. Va bene, adesso ti raggiungo comunque. Senti Bettina nel frattempo. Va bene, a tra poco, ciao. A dopo. Ciao Brian. Ciao ragazzi. Tutto bene? Va bene. Sì, tutto bene. Tutto a posto. È venuta un po' di gente comunque. Va bene, dai. Tutto ciao. I ragazzi della NAS hanno detto che il Montepremi è di 185, da dividere in 3, 100 al primo, okay. 50 al secondo e 35, no, 25 al terzo. Ok. Dovrebbe arrivare Nadir, okay, e quello dello Santos Custom, sta arrivando, mm-hmm, anche la sicurezza da parte, ciao, loro. Ok. Il DJ lo farà Zachary, quello con vestiti bianco. Mi hanno detto quelli delle NAS, mm-hmm, che loro per domenica dovrebbero avere già il logo sul furgone pronto, Oh, perfetto. E chi mettiamo come giudice? Allora, Brian, Nadir, sì, tu Antonio, magari, o uno di voi, comunque, sì, Drenhaus, Roman, e sono già 5. Penso che bastino. Aspetta. Vanno bene già 5. Mettila là vicino alla scheda in nero. Okay. Ti va bene, Brian? Fai tu anche uno di giudici? Sì, va benissimo. Lo fai insieme a Nadir. Va benissimo, ovvio. Di che altro volevi parlare? Direttori più uno, secondo me. Esatto. Sì, Brian, come ti ho detto, poi per quanto riguarda le prime azioni, avevamo, mm-hmm, intenzione di farle dentro locale, ti va bene? Sì, va bene, non c'è problema. Ok, perfetto. Andiamo lì, magari, non so adesso se c'è un open bar o altro, Sì, ci sta open bar e ci sta anche il DJ, sì, all'interno. No, però allora va benissimo, almeno ci facciamo un po' di festa. Avete con i partecipanti. Ho messo anche nell'annuncio anche il premio? No, aspetta, mo lo faccio aggiornare l'annuncio. Ok, perfetto, così almeno la gente lo sa nel caso che viene. Sì. Ragazzi, mi sentite? Invito tutti i ragazzi, sì, a mettersi davanti alle proprie macchine. Se riuscite, aprite anche il cofano. Tra poco passiamo a parlare con voi. Bocca al lupo. Brian, dove siete? Minchia, ragazzi, che vi faccio una foto? Sì. Giudici, venite qua in mezzo, sì, che facciamo una foto. Dite Gis. Sì. Aspetta, manca Josh. Sono incazzato. Vuole essere incazzato. Esatto. Okay. Sei incazzato. No, ma un po' più lontano. Anche quella terra. Mamma, che bello. C'è l'angolo lì a destra che è bellissimo. Spettacolare. Sì, bellissimo, complimenti. Raga, bellissimo comunque l'evento così, eh. Spettacolare, Cristo. Devastante. Sentirvi parlare. Ok, ragazzi, allora, visto che siamo qua da un po' comunque, la gente, mm-hmm, immagino che voglia iniziare, sì, ovviamente. Sì, iniziamo. Allora, iniziamo. Ogni tanto, se vedete che stiamo per temporeggiare, ogni tanto passate, avvisate, tra poco partiamo, ok? Ok, adesso ci stanno raggiungendo gli ultimi, se entro 5 minuti non arriva nessuno, si parte. Ok, mm-hmm, va benissimo. Okay. Sì. Okay, ricordate, okay, a tutti quanti di rimanere davanti alle macchine, perché sennò è un problema, sia per, okay, noi che per loro. Va bene. Ragazzi, ancora pochi minuti e partiamo con la gara, Quindi anche ragazzi, tu hai origini ucraine. Ragazzi, pochi minuti e partiamo, Sì. Già all'interno del Brian, come stai? Ah, tutto bene, casa. Ragazzi, TRS, le vostre auto, ce ne fai, per favore. Ho bisogno di un meccanico di un parcheggio. Allora, io pure faccio io. No, la mia no. Grazie, bella. Guarda che cazzo di macchina, Cristo. Ma la portiera di questo signore, dove... Ha vinto? Ha già vinto, bello. Devi accendere i fari. No, ragazzi, hanno combinato un casino. Aspetta, sblocca un attimo. Lo sai guidare o no? Vai indietro.
Bellissime ste macchine. Stupende ste macchine, Cristo. Lo so. Vieni qua. Ok, ragazzi, ci siamo. Sì, tutti quanti, mettetevi davanti al palco che ci stanno le luci. Mi chiamate il DJ? Muovo da qua appena mi. Forza, forza. Ci siamo. Allora, signori, innanzitutto vi ringraziamo per aver partecipato all'evento, con la speranza che vi siate divertiti tutti quanti. Oggi abbiamo selezionato più di 3 vincitori, visto che avete partecipato in tanti, ma ce ne saranno 6. Ovviamente i primi 3 avranno un premio molto importante, gli altri 3 anche loro importante, e consisterà, quindi il quarto, il quinto e il sesto posto, avranno delle riparazioni gratuite per quarto posto una settimana, quinto posto 5 giorni, sesto posto solo il fine settimana, a partire da oggi. Parto dalla fine. Ultimo, ma non meno importante. Il vincitore del sesto posto è il nonno, con la Elegy. Un applauso, lo signori, lo gentilmente, se fate un applauso, almeno ci sentiamo molto caldi, perfetto. Al quinto posto, con 5 giorni di riparazione gratuite, la Vapid, numero 31. Al quarto posto è proprio lui, Drake, con riparazioni per una settimana, numero 28. Allora, qui si parte nella prima top 3. Al terzo posto, con il premio di quanto? 25, giusto? 25.000 dollari, abbiamo il numero 27, con l'R35. Quella della Monster. Ragazzo della Monster. Al secondo posto abbiamo Suki, con la S2000, e il ragazzo numero 22 con la Roxanne. E invece al primo posto, il numero 21 con l'RH8. Grazie ancora a tutti quanti, ragazzi, per aver partecipato. Ci vediamo domenica, mi raccomando, all'evento delle Race War, il 10-22. Una domanda, l'RH8 sarebbe? Quale? L'RH8 di Desmond Kuros. Beh, niente, rossa. La mia. Sì. Venite qua i miei premi. È stato forse l'evento più grande che abbia visto in città fino adesso, con delle auto. Credo di sì, però è andato bene, complimenti. Comunque bello evento. Non mi aspettavo così tanta gente. Neanche io, sinceramente. Io a un certo punto non vedevo più della fame. Come stavo dicendo, uno degli eventi più grandi di auto che abbia visto. Cioè in città, almeno nelle ultime due settimane. Dopo che quello di domenica sarà il triplo. Io ho paura, farei infatti un brindisi all'evento. Perché festa faccio la cazzo quando si è lo sforzo di sciogliere. Non ti dico che ma prima o poi lo apre questo champagne e lo scuote e basta. Capisco. Stai spadendo, aspetta. Occhio che scoppia. Insomma, beh, alla salute.